Buongiorno e benvenuti in questo nuovo servizio del TG. Oggi andremo a fare visita a tre liceali del liceo Ricomedi di Senigallia, i quali hanno osservato come l'impatto del cristianesimo ha mutato radicalmente il significato delle parole, parola e verbo che hanno assunto l'accezione a noi tutti oggi nota. Ora passo la linea al nostro inviato Pietro Sbarbati, che si trova sul posto. A te la linea, Pietro. Sì, sono qua sul posto al liceo Medi di Senigallia per raccontarvi al meglio questa incredibile scoperta avvenuta qui a due passi da me. Non è servito un laboratorio, non sono servite delle provette, ma solo e solamente il vocabolario il. È stato finalmente svelato l'arcano che ha diviso per secoli tutte le comunità di linguisti. Perché verbum si traduce parola, ma parola non significa verbo? Per rispondere a questa domanda esistenziale, ma innanzitutto detto che il cristianesimo è senza dubbio una delle fasi di sviluppo più importanti del latino. In effetti, il bisogno di diffondere il credo cristiano fra popoli non ha portato alla creazione di una nuova lingua, ma ad una variante del latino classico in grado di soddisfare le esigenze dell'epoca. Parlando delle differenze tra le due versioni, esse sono soprattutto presenti nell'ambito lessicale e non molto sotto il profilo sintattico. C'è inoltre da dire che il latino venne pesantemente contaminato da termini di origine greca, dato che la prima area di diffusione del credo era originariamente ellenofona. Ma senza dilungarmi troppo, vorrei spiegarvi nel dettaglio in cosa consiste la scoperta. Il significato originario di parabola è comparazione, dal greco parabolè, derivato di paraballo, confronto. Questo termine era comunque poco utilizzato nel latino classico. Tuttavia, con l'avvento del cristianesimo, ha assunto il significato di parola, per antonomasia, quella del Signore. Pertanto, iniziò ad essere spesso utilizzato negli scritti cristiani. Si pensi alle 49 parabole attestate nei Vangeli sinottici. Nel bagaglio lessicale italiano sono giunti ben due lemmi diversi dalla stessa radice latina. Infatti abbiamo il vocabolo dotto parabola, cioè ripreso direttamente dal latino, senza aver subito i mutamenti fonetici attraverso il volgare, con il suo significato di racconti esemplari, di contenuto religioso o, nel gergo scientifico, una particolare curva nel piano cartesiano. In secondo luogo, abbiamo anche parola, che deriva dalla stessa radice, ma che ha subito molti cambiamenti a causa del volgare, fino a prendere il significato odierno di unità costitutiva del lessico. Nelle altre lingue neolatine si è avuto un fenomeno simile. In spagnolo si ha palabra e parabola, rispettivamente voce popolare e latinismo. Mentre in francese abbiamo mot, dal latino tardo mutum, che deriva da muttire, che vuol dire sussurrare, da cui tra l'altro deriva anche l'italiano motto. Parol e parabol. I primi due hanno significato equivalente all'italiano parola, mentre la terza, parabol, vuol dire parabola. Le mutazioni fonetiche di parabola hanno avuto tuttavia un intermezzo prima di giungere a noi. Infatti, abbiamo anche la voce attestata del latino tardo popolare paraula, che è appunto un intermezzo. La seconda parte della scoperta, invece, va a ricercare i misteri di verbo. Esso proviene dal latino verbum, verbi, che significa propriamente parola, nel suo senso lato. Il lemma che va a designare tale concetto, però, dopo l'affermarsi del cristianesimo, venne presto soppiantato dal grecismo parabola. In questo caso, verbum ha iniziato ad assumere il significato di parola rivelata, che si è fatta carne. Da qui la celeberrima frase Verbum caro factum est. Ora però è doveroso parlare delle lingue neolatine. In particolare Verbum in italiano ha avuto un duplice esito. Infatti, esse ha un iponimo, cioè un termine più specifico rispetto a parola, tanto che designa quella parte del discorso che chiamiamo oggi verbo, ma anche la parola di Dio incarnata mediante il Figlio, e in questo caso verbo sarà scritto con la V maiuscola. Parlando delle altre lingue romanze, beh, nello spagnolo è subentrato il lemma verbo, come in italiano, mentre in francese verb.
Detto ciò è tutto, lascio la linea allo studio.